agire. Non se lo fa. Come non se lo fa? Agire fanno cucine è più facile. Cinzia Tedesco ha faticato non poco per convincere la sua metà artistica in questo progetto, raffinato pianista Stefano Sabatini, autore degli arrangiamenti, ma alla fine ne è valsa la pena, dimostrando che quello tra Giuseppe Verdi e il jazz è un matrimonio possibile. Il concerto della sorprendente cantante tarantina, mercoledì sera all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è stato tutto giocato sull'album Verdi's Mood. È stato donato alla città da l'ente di Via Sant'Eufemi e proposto dal Piacenza Jazz Club per la tradizionale anteprima inaugurale del Piacenza Jazz Fest. Tutti in carrozza, la 14ª edizione ha acceso i motori, ancora una volta in grande stile. Il MIBACT ci ha voluto dare un patrocinio importante. E jazz e classica sono distanti ma non troppo. Con Stefano Sabatini al pianoforte, che è anche l'arrangiatore di questo progetto, abbiamo lavorato cercando di mantenere il giusto equilibrio nel rispetto della tradizione. Quindi anche questo era importante farlo, perché poi Verdi è una bandiera nel mondo. Nel mondo è molto apprezzato, è un disco che incrocio le dita, sta andando molto bene e anche la Sony è molto contenta. Stiamo già pensando al prossimo, per cui speriamo presto anche di ritornare qui a Piacenza. Questa è la mia prima volta, quindi grazie a Gianni Azzali e a tutta l'organizzazione perfetta e all'accoglienza davvero ottima. Una trasformazione affrontata con maturità e un fortissimo senso di squadra. Un'operazione seducente per amanti verdiani, jazzisti e ascoltatori generalisti a caccia di buona musica, in virtù dell'essenza di un genere, il jazz, che in 100 anni di storia ha dimostrato di potere tutto.